nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, un'edizione straordinaria, particolare del nostro notiziario nella giornata dedicata alla festa della Madonna del Conforto. La nostra emittente sta seguendo in diretta questo evento. Già da stamani le telecamere di TSD sono accese sul Duomo e ad aprire la festa è stata la celebrazione del cardinale Lorenzo Baldisseri, che nella messa pontificale di stamani ha detto: "La Madonna del Conforto sia segno di speranza per le popolazioni colpite dal terremoto". Allora andiamo a riassentire le sue parole. Il Vangelo della famiglia è gioia ed è bello che la Chiesa oggi abbia voluto dedicare due sinodi al tema della famiglia, che hanno dato come frutto l'esortazione di A Papa lui Francesco Amoris saluto Laetitia, con che è un affetto balsamo i che accompagna le sacerdoti, famiglie i nelle loro diaconi fragilità e nei e loro dolori, accompagna con pone sofferenze un'attenzione le concreta nei loro confronti. Così il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, il della beata cardinale Vergine Lorenzo Maria Baldisseri, si è rivolto ai conforto, numerosi fedeli che hanno gremito la cattedrale di esempi Arezzo durante della la messa famiglia pontificale, da lui dove è stato presieduta, ben per la festa della Madonna iniziato del quanto a voi. Conforto. Un'omelia che ha È toccato quindi il descritto, tema del al sinodo che la Chiesa di contrario, Arezzo Cortona Sansepolcro si appresta ad nella famiglia affrontare, ma anche e degli ultimi tre soprattutto il anni. tema della famiglia, L'esortazione ricordando come la Madonna apostolica vigila sulle Amoris vite di tutti Laetitia, noi, uomo aiutandoci nella nelle difficoltà beatezza di quotidiane. Cristo, Maria, ha gioia sottolineato il cardinale, collegandosi alle pagine del coraggiamista Vangelo di delle cura nozze di descritto, Cana, è la esperienza madre di della tutti gioia noi, che di cui ascolta le parla nostre il preoccupazioni e Papa intercede presso Francesco. Gesù. A Il questo sacerdote proposito, non poteva Laetitia, mancare un riferimento ai dottoressa, tragici eventi sismici che hanno colpito andando l'Italia incontro alla centrale, gioia ben più provocando grande di gravissimi quella dei disagi, giovani, come accadde ad Arezzo sanno nel procurarsi con le loro 1796. forze. In E quindi quell'occasione, Maria spero ascoltò il grido di ci disperazione sono degli anche i aretini, vescovi facendo pisani terminare le scosse di che terremoto. conosco e li Così la ringrazio festa per di la loro quest'anno può presenza diventare un'occasione di qui preghiera e di con noi. conforto per le tante Donna tribolazioni che immacolata, stanno con ancora affrontando numerose gioia ora, famiglie che a causa del quella terremoto sentitasi hanno perso fissare la tutto mano e che del nella figlio Madonna possono trovare un segno di stretto nel suo speranza. cuore. Le prove della famiglia ci portano a ricordare tanti e tanti eventi, disastri, nel passato e nel presente. Ecco, vorrei ricordare qui la sciagura del terremoto che ha colpito recentemente, senza ancora vedere la fine, un vasto territorio del centro Italia, facendosi sentire anche qui. Questi recenti e drammatici fenomeni sismici si collegano proprio alla festa odierna della Madonna del Conforto, invocata dalla popolazione contro il terremoto. E dopo la celebrazione il cardinale ha incontrato la stampa. Andiamo a sentire le sue parole. Riflettete che spesso ci manca il momento di silenzio, il momento in cui si può pensare a noi stessi. Allora ecco che una festa come questa ci porta a riconoscere che abbiamo bisogno di qualcosa di diverso da quello che facciamo tutti i giorni. E allora si va all'essenziale. C'era un grande scrittore, Jean Guiton, che ha scritto un libro prima di morire, 15-20 anni fa, dice l'essenziale. E sono andato a leggere, l'essenziale è quello che nessuno normalmente fa vedere, ma che sta dentro. Allora dico, con tanta esternazione che noi abbiamo di tutti i tipi, non è bello poter trovare un giorno come questo e di riunirci, sì, insieme agli altri, ma guardando a una figura come quella della Madonna che ci affascina, che ci unisce. Io credo che ci sia una emergenza in questo momento di pace, cioè. Se il Papa ha detto che c'è una guerra a pezzi, è già un segnale, perché in effetti noi non ce ne diamo conto qui in Europa, però altrove, negli altri paesi, ci sono queste situazioni che portano veramente ai conflitti e possono venire ai conflitti armati. Il secondo luogo, l'economia, che dovrebbe essere maggiormente, ecco, distribuita, quindi i beni dovrebbero essere meglio distribuiti. E poi i valori.
Guardi, senza valori il mondo non va avanti, cioè ideali, e questo lo si dà ai giovani soprattutto. L'intervista integrale al Cardinale andrà in onda subito dopo questa edizione del nostro notiziario. Nella messa invece presieduta questa sera alle 18 dall'Arcivescovo Riccardo Fontana, il pastore di Arezzo Cortona Sansepolcro ha parlato del legame con Maria e che è l'identità, che rappresenta l'identità della Chiesa aretina. Allora andiamo ad ascoltare le parole dell'Arcivescovo Fontana. Noi oggi nella Chiesa Madre affermiamo la nostra identità di cristiani aretini. Innanzitutto siamo qui per ringraziare, per dire la nostra riconoscenza al Signore, per affermare ancora una volta che con gioia siamo figli di questa Chiesa. Il legame tra la terra d'Arezzo e la Madonna, invocata sotto il titolo del conforto, è parte della nostra identità. E ancora una volta una dichiarazione di appartenenza, quella dei fedeli aretini verso colei che è considerata una madre, benevola e protettrice. E a questa identità comune, che come ogni anno è richiamato nella cattedrale di San Donato, migliaia di persone, fa riferimento l'arcivescovo Riccardo Fontana nell'omelia della messa pomeridiana. Un'identità che, ricorda il presule, si fonda su alcuni pilastri: il martirio, la componente monastica, ma soprattutto la pietà amorosa e filiale verso la Madre di Dio. Un affetto confermato dalle centinaia di persone che nei giorni di novena hanno preso parte in numerosi momenti di preghiera e riflessione, con una partecipazione ben augurale verso il prossimo sinodo diocesano. Dovunque ti giri c'è un'attenzione straordinaria per la Madre di Dio. La Madonna ascolta, la Madonna capisce, la Madonna aiuta. Questo è il nostro modo d'essere cristiani. Questo è il giorno giusto per ragionare sui possibili accessi alla fede in questa generazione segnata dalla cultura liquida e dall'incertezza dell'essere, ha sottolineato Monsignor Fontana, ricordando attraverso l'immagine di Maria alle nozze di Cana che la normalità è un luogo teologico dell'incontro con Dio. Siamo venuti non a Cana di Galilea, ma davanti all'immagine della Madonna poverella. Se ritroviamo la capacità di convertire il nostro cuore di pietra, essere ancora capaci di essere umani, vedrete che la Madonna del conforto tornerà a far grazie su grazie anche in questo tempo un po' complesso, ma di molto bello. E come detto, la nostra emittente sta seguendo da vicino tutti i vari momenti più importanti della festa della Madonna del Conforto. Le dirette proseguiranno ancora stasera a partire dalle 21.30, trasmetteremo in diretta l'omaggio alla Madonna da parte dei quartieri della Giostra, del Saracino, degli Sbandieratori e dei Musici. Infine alle 23.15 sarà trasmessa sempre in diretta la messa celebrata da Monsignor Alvaro Bardelli, parroco della Cattedrale della Pieve di Santa Maria. E ora andiamo a rivivere le immagini più belle di questa giornata. Thank you.
chiudiamo quindi questa pagina dedicata alla festa della Madonna del Conforto. Voltiamo pagina. CGIL e Suni hanno organizzato un convegno che si terrà venerdì alle 21 nei locali della Borsa Merci di Arezzo in Piazza Risorgimento per discutere del triste rapporto tra l'amianto e la città. La SACFEM, cioè il vecchio fabbricone, è stato un luogo di lavoro ma anche di malattie e di morte, commenta il segretario provinciale della CGIL Alessandro Mugnai. Ad Arezzo, come altrove, l'amianto è stato utilizzato nelle lavorazioni industriali, nei capannoni dedicati alle attività produttive, negli edifici residenziali. E l'ultimo caso in ordine di tempo, aggiunge Fabio Buricchi, segretario provinciale del Sunia, è quello di via Malpighia ad Arezzo, una vicenda che ha coinvolto Arezzo, Casa, Usl, Comune di Arezzo e Regione Toscana, un caso al quale vogliamo mettere fine al più presto possibile. CGIL e Sunia, concludono Mugnai e Buricchi, esporranno i dati provinciali finora raccolti. Intendiamo proseguire una battaglia che ha in via Malpighi solo la prima tappa. L'eliminazione dell'amianto dagli edifici, siano essi industriali che residenziali, è una battaglia di civiltà per difendere la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. I vigili del fuoco di Arezzo stanno intervenendo a Piave Santo Stefano per un incendio in un bosco. I vigili sono presenti con 4 veicoli antincendio terrestri e 10 uomini. Dall'alto sta intervenendo anche l'elicottero del reparto volo di Arezzo. Alcuni vigili del fuoco con relativi automezzi sono schierati a protezione di un agriturismo. Un biglietto per il teatro a 5 euro è l'opportunità che Fondazione Toscana Spettacolo Lollus, creata dalla Regione nel 1989, riserva assieme a Unicop Firenze ai giovani da 18 ai 30 anni. Si tratta di un'iniziativa che coglie il tema del diritto alla cultura, commenta la vicepresidente e assessore alla cultura Monica Barni, e che non solo facilita l'accesso al teatro, ma offre in un sito dedicato una panoramica delle opportunità che i ragazzi possono cogliere da soli. Il progetto Under 30 è stato presentato a Palazzo Strozzi Stracati a Firenze, la sede della presidenza della regione. L'offerta riguarda 16 teatri, tra i più belli della Toscana, ed altrettanti comuni del circuito della Fondazione Toscana Spettacolo, tra i quali rientra anche la città di Arezzo. Per il momento questa è la nostra ultima notizia. Ricordo che l'informazione continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.